Finalmente è successa una cosa che speravo da tanto tempo, ho fatto il mio primo lavoro completamente in analogico e forse abbiamo esagerato, non lo so, perché abbiamo usato Polaroid medio formato 35 mm e la mia Sony VX che filma in mini DV. Quindi è doveroso ringraziare la fiducia dei miei amici Digi e Nick dei Six Impossible Things che per il loro nuovo album hanno deciso di affidare a me le fotografie. Non è una scelta facile, soprattutto dal punto di vista economico, perché bisogna prendere rullini e pagare anche lo sviluppo e la scansione delle foto. E comunque c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto. Fortunatamente non è stato il caso. L'unico nemico che abbiamo avuto è stato il meteo. È stato un casino organizzare questo shooting lag, perché ogni volta che decidevamo un giorno pioveva. Anche perché il pezzo usciva dopo 2 settimane forse. E visto anche che ci vuole tempo per far sviluppare tutte le foto, abbiamo deciso di fare lo shooting lo stesso, anche se magari iniziava a piovere. Ci siamo trovati nel campo da baseball a Lodi. Ringraziamo il campo per averci ospitato, sono stati gentilissimi. Avevamo 2 orette per far tutto e avevamo un sacco di idee. Dai, lanciala subito, no? Nella mia Zenza Bronica ho caricato il Fuji Pro 400H e nella Minolta di Nick abbiamo usato il 400D della CineSteel, che secondo me in una giornata così grigia, con il suo colore che tende un po' al giallo, avrebbe aiutato un po' a far sembrare più che c'era il sole. Ho ragionato così. Le prime foto sono sempre quelle più difficili, soprattutto in analogico, perché non hai come vedere quello che stai facendo, ma per fortuna con la Polaroid, avendo subito il risultato, puoi gasarti e trovare più stimoli per continuare a fare le foto. Dopo aver fatto qualche scatto, non fidandoci molto del meteo, abbiamo fatto subito il visualizer del video. Loro hanno pensato a questi video da mettere su YouTube come visualizer appunto per il pezzo, in cui sono tutti dei one take. In questo caso diciamo abbastanza semplice, ho seguito Digi in giro, poi quando arrivava una certa parte della canzone trovava Nick, poi quando arrivava un'altra parte ancora della canzone loro uscivano nel campo, e questa parte finale dove si scambiano un po' la palla così è la mia parte preferita del video, molto Twilight. Dopo aver portato a casa subito il visualizer eravamo molto più tranquilli, e ho visto anche che c'era il coso dove mettono il punteggio delle partite. Ho pensato, raga, mettiamo il teaser, scrivete la data di uscita del pezzo con i numeri che usano per assegnare il punteggio, e secondo me è stata un'idea molto carina. Dopo aver portato a casa anche il teaser, abbiamo sfruttato gli altri spalti in cemento, dove lì abbiamo fatto ancora sia un paio di foto singole che insieme, dettagli eccetera. Sono molto contento del risultato, veramente. Abbiamo fatto scannerizzare tutto, yes we scan, tanta roba. E non so mai se mi piace di più la foto con il bordo del frame della pellicola oppure senza. Mi piace un sacco anche l'angolo dove si siedono chi non sta giocando, non so come si chiama. È molto West con la scritta baseball così. Anche lì ho fatto un paio di scatti carini. Anche questi in cui loro sono seduti sul tetto con le gambe che penzolano, mi piacciono un botto. Nonostante magari la giornata grigia, siamo riusciti a portare delle foto che secondo me spaccano. Dopo aver sfruttato gli spogliatoi, gli spalti eccetera, abbiamo detto vabbè, facciamo un paio di robe adesso in mezzo al campo perché ci sta. Lost tonight.
sono davvero contento, anche i Six Impossible Things è il risultato, perché non è tutti i giorni che hai la fiducia di qualcuno che ti dice scattiamo tutto in analogico. Non avevamo veramente nessun backup, cioè zero foto in digitale, non ho portato nessuna cam mirrorless. Però ovviamente dopo un po' che scatti e ti senti un po' sicuro, dici no, il risultato ce l'abbiamo. Sì, ero preoccupato, ma neanche troppo, e spero veramente di fare altri lavori in analogico, soprattutto nella musica, perché dà molto più carattere al messaggio, al genere, allo stile della band, dell'artista, aiuta veramente nella comunicazione di quello che una band vuole trasmettere. Chissà, potremmo ancora avere altre sorprese, io e i Six Impossible Things, vedremo, vedremo. Mi raccomando raga, andate ad ascoltare il pezzo perché spacca un botto. Sono da parte, però veramente secondo me vibes stupende. Just keeping class.